mestiere dell'artista è una questione molto complessa oggi. Non è certamente più l'artista come lo si pensava nel passato, nel Rinascimento, eccetera. Oggi l'artista deve innanzitutto cercare di coniugare l'arte e la vita, perché l'artista si occupa sì di disegnare, di dipingere, di colorare, magari anche di scolpire, però il suo compito è più esteso, deve collegarsi con altre discipline, per esempio la pubblicità, per esempio il cinema, per esempio tutto quello che è il campo del visivo. Siamo sempre nel mio studio. Questa è la clinica dei quadri, cioè il luogo in cui con i colori i quadri da materiale inerte diventano delle cose appunto colorate, colorate spruzzando, colorate dipingendo con i tubetti, quelli che tutti conoscono. E diciamo in questo caso il legno, materiale inerte, eccetera, diventa un materiale fatto di colore. L'artista ama le sue opere, anche se ogni tanto è costretto a separarsi. Lavorare, lavorare, lavorare. Preferisco il rumore del mare. Mi piacciono le vetrine, mi piacciono i giocattoli, mi piacciono gli alberi, gli oggetti che vedo, le persone, i colori, il movimento, le auto. In sostanza mi piace tutto il mondo. Tutto è buono per diventare un elemento di un quadro. Qui siamo sempre nel mio studio, però qui dirigo io. Angelo, per favore, non dar retta a nessuno e segui me. Per favore, guarda, inquadrami questa Ariflex, che era una macchina storica con cui io ho girato alcuni film tra gli anni 60 e gli anni 70. E poi guarda, qui intorno vedrai una Mitchell, vedrai degli oggetti cinematografici, ma in particolare ti voglio far vedere, vi voglio far vedere questa cinepresa Payard con cui nel 68 girammo un film a Torino con il grande poeta americano Ginsberg, Allen Ginsberg. E poi naturalmente, Angelo, guarda, fai una rotazione così e inquadrami questo viso di cartapesta, che è il viso di Joseph Beuys, un grande artista tedesco che è stato l'ispiratore di un film che io ho chiamato Il Supermaschio. Per oggi basta, andiamo ragazzi.